Buonasera a tutti, eccoci giunti al secondo appuntamento delle video interviste organizzate da Officina Educazione in collaborazione con la microeditoria e questa sera siamo molto contenti di avere con noi il professor Raffaele Mantegazza che ci farà fare un viaggio alla scoperta della pedagogia della resistenza. Quindi impareremo, scopriremo che la resistenza, la resilienza la si può insegnare, la si può imparare, o comunque questa è l'ipotesi da cui parte questo saggio, che è veramente un saggio politico e che noi ci auguriamo che potrà aprire uno squarcio nelle coscienze, come si augura anche l'autore. Abbiamo un blocco. Parlo, allora io. No, ci siamo, Mi Rosa. sentite? Adesso sì, Ecco, Rosa. ero in blocco, scusate. Dicevo che siamo doppiamente contenti di questa intervista che verrà curata da due adolescenti, Niccolò Crotti e Matteo Leone, due studenti, che insomma faranno parte anche loro del comitato scientifico di Officina Educazione. Abbiamo voluto appunto avere anche degli studenti in queste video interviste proprio per dare voce a loro, perché crediamo che abbiano delle cose molto interessanti da dire e anche delle domande molto interessanti da fare. Per cui io molto volentieri vi lascio la parola e auguro a tutti buon ascolto e buona scoperta. Buonasera a tutti, io anche da parte di Nicolò ringrazio per l'opportunità Rosa e anche il professor Mantegazza, alla quale inizio appunto facendo i complimenti per il libro che è estremamente denso e pieno di analisi molto lucide su una quantità infinita di aspetti, tanto che appunto man mano che lo leggevo, quando cercavo di dicevo, ah, questa qui potrebbe essere una domanda da porre al professore, subito dopo puntualmente arrivava la risposta alla mia domanda. Quindi allora siamo riusciti comunque a stilare un po' di domande io e Nicolò, e quindi appunto iniziamo, se il professore è pronto, iniziamo con la prima domanda. Bene, Appunto, la prima domanda, quella proprio di apertura, è cosa l'ha spinta a scrivere questo libro? Più specificatamente, qual è stato il processo di riconoscimento del problema, cioè di questa perdita graduale che c'è stata negli anni della capacità di resistere, soprattutto dalle nuove generazioni? Ecco. Beh, innanzitutto buonasera a tutti e a tutte, grazie a Rosa, grazie a Officina Educazione e un abbraccio particolare a Matteo e Nicolò, che sono due miei giovani amici, due ragazzi quali tengo molto e ringrazio tanto di aver letto questo libro, di aver pensato le domande. Io le domande non ho voluto saperle in anticipo perché è più divertente così ed è più autentico. E questa prima domanda è già una domanda difficile, nel senso che c'è stato un momento nel quale un redattore della casa editrice Mimesis, mio vecchio amico Stefano Raimondi, ci conosciamo dai tempi dell'università, mi ha detto: ma forse è il caso che adesso tu scriva un po' un libro che sia un po' la sintesi delle cose che hai fatto in questi anni. Però non abbiamo pensato subito all'idea di pedagogia della resistenza, cioè l'idea di fare un libro un pochino più impegnativo rispetto alle piccole cose che avevo scritto negli ultimi anni, piccole anche come numero di pagine. E poi però ho proprio pensato che era arrivato il momento di riprendere in mano questo tema. Io ho parlato di pedagogia della resistenza per la prima volta, ero giovanissimo, avevo 23 anni, 24 anni, stavo scrivendo la tesi di laurea col professor Riccardo Massa, mio grandissimo e indimenticato maestro, e ho messo lì questa frase, pedagogia della resistenza. Lui è rimasto un po' colpito, ho detto: beh, provi ad approfondirla, vediamo che cosa viene fuori. E devo dire che da allora, poi è uscito il mio primo libro, e da allora mi è un po' rimasta attaccata questa cosa della pedagogia della resistenza. Mandavo
parlavo con insegnanti, con studenti, con amici. Dicevo, sì, Valeria, tu sei quello della pedagogia della resistenza. E allora ho pensato che forse poteva essere arrivato il momento di fare un po' il punto, no? Anche perché, come diceva Matteo, c'è un'urgenza molto forte, che è un'urgenza di tipo politico. Siamo in una situazione nella quale resistere è diventato difficile, è diventato urgente, ancora più urgente rispetto forse a quando ormai quasi 30 anni fa, anzi proprio 30 anni fa, ho cominciato a usare questo termine. E quindi ho provato a dire, va bene, vediamo che cosa ancora è utilizzabile di quello che avevo pensato allora e che cosa può essere modificato, soprattutto osservando i cambiamenti del potere, i cambiamenti della situazione rispetto alle pratiche di dominio. Ed è nata un po' questa riflessione che è proprio una riflessione politica. Io dico subito nell'introduzione che questo è un libro politico, un libro che prende posizione, un libro che vuole, non vuole essere neutro, non vuole occupare una posizione neutra, che secondo me, peraltro, non esiste, ma vuole prendere chiaramente posizione e si rivolge a chi vuole confrontarsi, non necessariamente condividendolo, naturalmente, ma con una posizione di critica radicale al sistema economico, sociale nel quale viviamo. Quindi è stato un po' un riprendere il filo di tanti discorsi che magari avevo un po' sparso in altre riflessioni, lezioni, libri, corsi, e trovare un po' una sintesi, ma anche un rilanciare nuovi temi. Perfetto. Procedo sempre io con la seconda, poi passo la parola a Nicolò. Il libro, appunto, come ha anche detto lei, ha un'introduzione molto interessante, molto appunto personale, giustamente, dove appunto vengono descritti gli obiettivi, dove si vuole arrivare con questo libro. Proprio alla fine di questa introduzione, lei dice che se il destino di questo libro fosse essere solo un libro, sarebbe un triste destino. Quindi io le chiedo. Quale deve essere il significato, il valore, o meglio lo scopo di questo libro, secondo lei, quale dovrebbe essere? Ma io spero che il libro possa far venire voglia di resistere, di lottare, possa dare la spinta a delle azioni concrete di resistenza che possono essere completamente diverse da quelle che io propongo, possono essere soltanto ispirate da alcuni passi del libro, soprattutto che possa servire come uno strumento per capire la situazione attuale, per capire che cos'è oggi il potere, cos'è oggi il dominio e provare a prendere posizione, come io ho cercato di fare scrivendolo e cerco di fare anche quotidianamente, facendo politica, facendo il mio mestiere di insegnante, provare a prendere posizione, ognuno a partire dal proprio specifico, cioè un libro che avrà un po' la presunzione di illuminare l'ambito nel quale ognuno di noi vive, lavora, fa attività politica, fa il genitore, fa il figlio, fa insomma i ruoli, riveste i ruoli sociali che gli sono propri e capire che è possibile cominciare a resistere da qualunque posizione si occupi, che la resistenza è possibile per tutti e per tutte. Mi piacerebbe molto che qualcuno un giorno mi dicesse: da questo libro è iniziata un'azione di tipo sociale, di tipo politico, che ha portato a un risultato, a tanti risultati, che ha portato comunque anche solo alla voglia, alla volontà di impegnarsi. Io credo che i libri, io amo i libri, come vedete alle mie spalle, insomma, sono circondato da libri e ho un amore profondo per la lettura, però i libri che mi hanno più colpito nella vita sono quelli che alla fine mi hanno fatto alzare dal divano, mi hanno fatto provare a fare qualcosa, non qualche cosa di clamoroso, magari di eclatante, però hanno spinto all'azione, o perlomeno hanno aperto la possibilità di agire, che penso che oggi uno dei problemi sia il senso di impotenza, il senso di annichilimento, non possiamo farci più niente, non cambia niente, è tutto finito. Ecco, io spero che almeno questo chi legge il libro provi a superarlo. No? C'è tantissimo da fare, almeno proviamoci e vediamo che cosa succede. Prendo la parola io, buonasera a tutti. Le faccio una domanda sulla struttura del libro, che è una struttura molto interessante, e se può anche magari illustrare i titoli, perché la scelta di certi titoli, o
magari se vuole soffermarsi anche su alcune poesie che sono inserite proprio all'inizio di questi paragrafi, anche brevemente. Sì, grazie Nicolò. Sì, io, a me piace molto mettere, soprattutto canzoni, mi piace molto mettere versi di canzoni o di poesia, insomma, nei miei libri, soprattutto all'inizio dei capitoli, che sono parti un po', non sono messa naturalmente a caso, no? Ma sono versi, poesie, canzoni che mi hanno portato a riflettere e che possono essere integrate con il testo. Ma in realtà la struttura del libro parte dalla descrizione del negativo, no? Cioè parte dall'individuazione dell'avversario. Il primo capitolo si chiama A che cosa resistere? Perché la mia idea è che dobbiamo essere molto precisi nel descrivere ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, come diceva Montale, no? Perché a volte ci capita inevitabilmente, perché siamo esseri imperfetti, di descrivere l'avversario. Io uso la parola nemico, e uso la parola nemico perché la usa anche Gesù nei Vangeli, quindi nemico non vuole, ovviamente non vuole minimamente legittimare la violenza, ci mancherebbe altro, però a volte si descrive il nemico in modo ingenuo, attribuendogli magari delle armi che lui ha già superato, un aspetto che è un po' passato. Quindi il primo capitolo è proprio questo tentativo di capire di che cosa stiamo parlando, quali sono i volti del potere e del dominio oggi. E in questo capitolo, in questo primo capitolo, utilizzo un po' la tripartizione di un grande libro che si chiamava Carnefici, vittime, spettatori, un libro di Hilbert sull'Olocausto, sulla Shoah, e cerco di identificare questi tre aspetti del potere: il potere che crea dei carnefici e quindi che deve addestrare degli aguzzini, deve addestrare delle persone violente, delle persone che fanno violenza sia fisica che psicologica, i suoi diretti, le sue dirette emanazioni; un potere che crea degli spettatori ottusi, che non vogliono vedere le cose, che non capiscono, che non vedono o fingono di non vedere, a volte proprio non vedono, non percepiscono la violenza, la sofferenza; e poi un potere che crea delle vittime. E quindi ho cercato di utilizzare questi tre termini, la pedagogia dell'addestramento per addestrare proprio gli aguzzini, dell'annientamento nei confronti delle vittime e della contaminazione, perché io trovo che uno degli elementi più forti del potere sia quello di crearsi degli alleati, no? Quella che Primo Levi chiamava la zona grigia. Quindi, dopo avere in qualche modo descritto questi tre elementi, questi tre aspetti del potere, passo alla seconda parte, che è la pars postulans, insomma, un tentativo di essere propositivi, e sul come resistere, quali sono gli strumenti della resistenza. E parto dalla sopravvivenza, perché partendo soprattutto dall'esperienza dei campi di sterminio, se non si sopravvive, non è del tutto vero che se non si sopravvive non si resiste, perché anche chi muore lottando contro il potere attua una resistenza, però cerco di domandarmi il rapporto tra questi due elementi, sopravvivenza e resistenza. E poi parlo di consapevolezza, di lotta, di trascendenza, quindi degli aspetti un pochino più costruttivi della resistenza, tecniche, strategie, come fare a resistere. E poi c'è un ultimo capitolo che è molto breve, che però al quale tengo moltissimo, è molto breve perché parla del dopo, parla del futuro, dell'utopia, e non possiamo parlarne più di tanto perché non la conosciamo. Io sono molto legato alla scuola di Francoforte, quando i francofortesi dicono: noi non possiamo parlare oggi dell'utopia, possiamo soltanto immaginarla, tratteggiarla, delinearla, ma non la conosciamo perché non c'è ancora. Però c'è un po' quest'idea che dopo la resistenza, diciamo così, che la resistenza potrà a un certo punto interrompersi, che potremo non resistere più perché non ce ne sarà più bisogno. Quindi un'idea di riposo, di mondo pacificato, di una società nella quale finalmente potremo vivere senza dover essere costretti a resistere. Certo. Un'altra domanda è di stampo più contenutistico, e riguarda, diciamo, la parola chiave, o una delle parole che viene più ripetuta nel libro, ovvero dominio. Le volevo chiedere se poteva darci una definizione, o se poteva spiegarci con cosa noi dobbiamo identificare questa parola del dominio, che domina tutto il libro e ha, diciamo, anche delle diverse ramificazioni e si manifesta in diversi modi.
Sì, io uso la parola dominio invece della parola, in alcune situazioni anche la parola potere, però la parola potere mi sembra da un lato un po' vaga, dall'altro legata all'analisi, alle analisi di Michel Foucault, che ovviamente considero un grandissimo autore, è stato un grande maestro a distanza naturalmente, però credo che dominio sia una parola un po' più specifica. Dominio per me è il prelievo di vita. Nei confronti dell'essere vivente, quindi qualunque prelievo di esistenza, di sapere, di ricchezza perpetrata attraverso una qualche forma di violenza. Quindi il dominio prevede sempre che l'altro, il debole, il più fragile, l'escluso, sia soggetto ad un'appropriazione, che gli si tolga qualcosa, che gli si sottragga qualche cosa in modo violento. Può essere una violenza diretta, può essere una violenza indiretta. Quindi da quest'idea di un potere che proprio è radicato nel prelevare vita dagli esseri umani, dagli animali, dalle piante, dall'ambiente, dall'ecosistema, in un dislivello che porta sempre più esseri viventi verso la morte, verso la sofferenza, verso la povertà e sempre meno invece esseri umani verso l'arricchimento. Quindi, perché quando si parla di potere, giustamente con Foucault, secondo me, è un concetto non necessariamente negativo, no? Foucault dice che il potere è una rete di rapporti che non è necessariamente negativo, e questo è un grande, grandissimo insegnamento di Foucault. E quindi io, proprio per rispettare questa sua rivoluzione anche semantica, uso il termine dominio per intendere il potere che è tipicamente potere capitalistico. Allora non è che io pensi che il capitalismo sia l'unica forma di dominio che sia mai esistita sulla Terra. Ovviamente sappiamo che non è così, il capitalismo ha avuto un inizio, no? Poi quando datare l'inizio è complesso, ma oggi è sicuramente la più pervasiva. Quindi oggi l'avversario è quello e il capitalismo oggi è soprattutto impoverimento a livello vitale, esistenziale, cioè io ti succhio la vita, che può voler dire ti tolgo le ricchezze, le risorse, l'acqua, il pane, le risorse naturali, oppure ti tolgo il tempo, ti tolgo l'allegria, ti tolgo la gioia, ti tolgo la salute, no? E questo mi sembra un concetto, ripeto, dominio per me è un concetto esclusivamente negativo. Potere, per quanto faccia fatica a digerirlo, però può anche essere inteso in una maniera, non dico neutra perché non è neutro nemmeno in Foucault, ma meno connotata negativamente. Invece avevo bisogno di un termine che chiarisse molto bene che quella è una cosa contro cui resiste. Perfetto. Perfetto, e proprio parlando di dominio, lei fa una riflessione molto importante e molto attuale anche, dove parla di, anzi, quello che le chiedo io, in base a questa riflessione mi ricollego subito, è come e perché il dominio come quello sull'animale, sulla comunità LGBT che sentiamo, che l'uomo sente, sulla donna che l'uomo sente in una società di stampo patriarcale, in culture patriarcali, quindi come e perché il dominio influenza l'uomo e spesso ne fa scaturire violenza, che può essere fisica, verbale, ma comunque forme di violenza. Questa è una domanda molto complessa perché ne tiene dentro un'altra, cioè se il dominio è connaturato all'essere umano, cioè se l'uomo, in particolare dico uomo, intendendo come giustamente sottolineavi tu, uomo maschio, no? Quindi è in qualche modo portato a dominare. Questa è una cosa che un po' si sente in certe analisi, no? Anche analisi raffinate, non soltanto discorsi magari, cioè l'idea che comunque nell'essere umano c'è un elemento di dominio che non può essere eliminato. Ecco, io credo che in questo c'è una frase molto bella di Rousseau nell'Emilio, quando Rousseau si rivolge ai suoi colleghi educatori e dice: voi dite che l'uomo è cattivo, ma lo avete fatto voi cattivo, voi prima fate diventare cattivo l'essere umano e poi dite che l'essere umano è cattivo. Ecco, a me sembra una frase molto interessante, centrale rispetto al distinguere ciò che l'essere umano è diventato storicamente da quello che l'essere umano, non dico quello che l'essere umano è per natura, perché diventa veramente complesso, ma quello che l'essere umano potrebbe essere, cioè le alternative.
Io non so se l'essere umano è buono o cattivo per natura, e credo che sia una domanda affascinante che si sono posti grandi pensatori, però che alla fine forse non hanno risposta. Io credo che l'essere umano possa diventare buono. Buono può essere una parola inflazionata, posso diventare solidario, accogliente, possa diventare prendersi cura dell'altro, prendersi cura del debole. E quindi credo che sia questo un elemento importante. Perché il dominio è così forte oggi? Al di là degli aspetti economici, socio-economici, le multinazionali, insomma, lo strapotere proprio a livello politico ed economico, perché va a toccare quest'idea che comunque c'è una sorta di legge per cui il più forte sbrana il più debole, no? Una specie di darwinismo, letto male tra l'altro, e esteso alla società, per cui è una legge di natura. Noi abbiamo trasformato una legge storica, scelta e imposta a tutto il mondo probabilmente, ma comunque imposta, che aveva delle alternative, in una legge di natura. E questo è naturalmente molto comodo per chi occupa una posizione di privilegio, perché se io penso che il male che faccio agli altri è inevitabile perché è dentro la natura umana, mi sento legittimato a compierlo, magari non fino in fondo, magari non con delle violenze esplicite, però in fin dei conti l'uomo sarà sempre violento sulla donna, l'adulto sul bambino, il bianco sul nero, eccetera, eccetera. Questo lo trovo un discorso purtroppo estremamente attuale ed estremamente pericoloso. Io credo che sia ora di pensare alle alternative, che ci sono state storicamente, il capitalismo non c'è sempre stato, neanche il dominio dell'uomo sulla donna c'è sempre stato, non è vero, storicamente sappiamo che non è vero, chiaramente le alternative sono state represse, non sono neanche state raccontate, perché se ne sono cancellate anche le tracce. E quindi se è successo e se è possibile, bisogna sbloccare quest'idea, come dice Adorno, della storia come destino, come dice Hegel, che pure insomma era Hegel, no? Dice la storia del mondo non è il tribunale del mondo, no? Cioè non è detto che quello che sta succedendo oggi sia necessariamente quello che dovrà ripetersi in eterno, detto da Hegel, no? Comunque aveva quest'idea della razionalità del reale. E quindi io penso che questo sia l'elemento di fascino del dominio, cioè dire è tutto naturale, è tutto normale, fa parte della natura delle cose che ci siano i poveri, le donne violentate, gli omosessuali picchiati, eccetera, eccetera, la natura inquinata, e credo che si debba proprio provare, praticare le alternative e ricordare soprattutto le lotte passate e le alternative passate. Allora, questa è una domanda un po' complessa, un po' difficile, perché nel libro viene molto utilizzato come esempio la Shoah, proprio viene citata molte volte, se ne parla quasi in ogni capitolo, ed è, diciamo, utilizzata proprio come metro di paragone anche per quello che succede ai giorni nostri, dicendo anche cose molto, diciamo, molto forti, per come l'ho vista io. E io volevo chiedere, appunto, col dominio che c'è oggi, con la società che c'è oggi, in quali termini le cose, gli avvenimenti, gli strumenti che sono stati applicati nella Shoah sono tuttora presenti. Ma io devo dire che ho incontrato la Shoah durante gli studi universitari, leggendo Primo Levi, leggendo i grandi Wieser, insomma, le grandi testimonianze, e poi ho fatto il viaggio ad Auschwitz, che è il primo, quando ero ragazzo, che è stato molto importante, e credo che la Shoah mi abbia proprio segnato sicuramente la mia riflessione, perché io dico sempre, ad Auschwitz abbiamo imparato purtroppo che uccidere un essere umano non è necessariamente la cosa peggiore che gli si possa fare, no? Quest'idea di annichilimento, di annientamento, di distruzione totale della dignità dell'essere umano, alla fine può anche permettere al corpo, all'organismo di rimanere in vita. Si sottovaluta la Shoah
quello che dico rischia di essere una cosa atroce, ma si sottovaluta la Shoah paradossalmente quando si parla soltanto, con tutte le virgolette del caso, sì, ma sì, dei 6 milioni di morti. Certo, ci sono stati 6 milioni di morti nella conquista delle Americhe, ce ne sono state 50 milioni. 50 milioni dei popoli indigeni sono stati sterminati dai conquistadores durante la conquista dell'America. Quindi fare una questione numerica diventa sempre molto complesso. La questione è qualitativa, cioè il fatto di costruire attorno alle persone un meccanismo di spoliazione totale, di cancellazione totale della dignità dell'uomo, della donna, del bambino, indipendentemente da qualunque eventuale colpa, da qualunque eventuale errore potessero avere commesso, che chiaramente non esisteva, e questo è un dato nuovo. E soprattutto la cosa più tragicamente interessante della Shoah è avere applicato questo scopo, che è il massimo della barbarie, no? Cioè disumanizzare, cosalizzare l'essere umano, rendere le persone degli oggetti, è cosa peggiore in assoluto che si possa fare, sposata con il massimo della tecnologia. Perché la cosa più che colpisce maggiormente della Shoah è il fatto che la Germania nazista ha messo il massimo della tecnologia, della razionalità per certi versi, allora possibile, al servizio del massimo della barbarie. E questa fusione è quello che ci preoccupa oggi, perché pensiamo alle tecnologie relative al genoma, pensiamo alle tecnologie dell'informazione, pensiamo a che cos'è oggi la scienza e la tecnica, cosa sono oggi la scienza e la tecnica, e come, associando l'attuale massime punte della scienza e della tecnica alla barbarie, quindi alla causalizzazione, allo sterminio dell'essere umano come tale, possiamo arrivare a qualcosa di molto peggio. Io dico sempre, quando Primo Levi dice, quando chiedono a Primo Levi ma Auschwitz si può ripetere, lui dice: il problema non è che Auschwitz si possa ripetere, il problema è che ci potrebbe essere ancora di peggio. Quindi una prospettiva che non è pessimistica, però che è realistica, no? E io credo che studiando la Shoah si ha nell'arco di 12 anni e nell'arco del territorio europeo dei campi di sterminio una sintesi di ciò che poi dopo la Shoah incontriamo ancora, perché se vediamo certe procedure di umiliazione, certe, tanto per dire una cosa recentissima, la mattanza, il massacro del carcere di Santa Maria Capovetere, questa barbarie, e quella roba lì non è pensabile se alle spalle non c'è la Shoah, ma non vuole dire che quei poliziotti erano nazisti o avevano la svastica sul braccio, perché sarebbe troppo semplicistico ridurre il tutto a questo, no? Ma l'idea che tu possa fare una cosa del genere, sembra addirittura ad una detenuta con disabilità, adesso sto indagando, no? È figlia della Shoah, ma non nel senso che prima non si torturassero gli esseri umani, ma il problema è proprio nel secolo del trionfo della tecnologia, nella Germania di Goethe, di Hegel, di Beethoven, abbiamo il massimo della tecnologia applicato al massimo della barbarie. E questo secondo me è una questione, ed è per questo che dobbiamo continuare a studiare la Shoah, perché è stato un esperimento. Bruno Bettelheim dice che i campi di sterminio sono stati un grande esperimento sulla modificabilità umana, che è una frase molto forte detta da un deportato. Bettelheim è stato in campo di concentramento, non di sterminio, per fortuna, ma è una frase molto interessante, è proprio una grande, grande procedura di addestramento allo sterminio. Ecco, sempre per rimanere in tema di tecnologia, se vogliamo anche scienza, nella Germania nazista c'è stato un uso improprio della scienza e della medicina, soprattutto ci sono casi anche molto noti di proprio un'applicazione di questa, appunto, della medicina completamente sbagliati, che vanno contro quelli che sono i fondamenti stessi della medicina. E volevo chiederle: anche al giorno d'oggi la medicina ha fallito in alcune cose, o diciamo non è propriamente corretta? Ma dunque, io insegno in un dipartimento di medicina e chirurgia all'Università di Coca, insegno scienze umane, e mi rendo sempre più conto che la medicina non sta facendo i conti con le sue radici
Io andrei a dire anche umanistiche, ma al di là della definizione terminologica, proprio non sta facendo i conti con l'umano nella sua globalità, con l'umano nella sua interezza. Oggi la medicina, buona parte della medicina occidentale, è vittima di un continuo riduzionismo, no? Non vede più l'uomo o la donna, ma vede il paziente, poi non vede più il paziente, ma vede l'organismo, poi non vede più l'organismo, ma vede il singolo organo, via via fino a vedere la singola cellula, il che naturalmente di per sé sarebbe positivo. È chiaro che più vado nel dettaglio, più vado a zoomare, no, dentro il fegato malato e vado a scorgere la singola cellula, è ovvio che faccio un'operazione importante, però il rischio di perdere di vista la globalità, l'esperienza della malattia. E questo lo vedo proprio quotidianamente, cioè il fatto di, per esempio, riconoscere al malato, alla persona malata, i diritti a una vita spirituale, il diritto al rispetto della privacy, il diritto all'essere considerato in tutti i suoi bisogni, esattamente come quando è una persona sana, perché la persona è la stessa, la malattia non altera la persona in quanto essenza, no? Ecco, questo si fa sempre più fatica. E la cosa che mi preoccupa, perché qui vedo veramente un'eredità della Shoah, è che si dice il problema è l'organizzazione. Faccio un esempio molto concreto: quando si dice i pazienti e le pazienti musulmane devono avere il diritto di pregare 5 volte al giorno, tra l'altro in realtà 4, perché un musulmano quando è ammalato può saltare la preghiera del mattino perché si ritiene che sia stanco e debba riposare, io non mi sento rispondere no perché noi siamo cattolici e questi sono musulmani, mi sento dire ma non è possibile perché l'organizzazione del reparto non lo permette, che è una cosa gravissima, perché vuol dire che l'organizzazione dell'istituzione viene prima delle esigenze degli individui. Questo è esattamente, naturalmente mutatis mutandis, ma è esattamente la mentalità che c'è stata in parte dietro la Shoah, no? Viene prima l'organizzazione. Io non riconosco le esigenze dell'umano, oppure sarebbe bello poterle riconoscere, ma non è possibile perché l'organizzazione comanda. Ecco, quest'idea di un'organizzazione anonima, autonoma e anche anonima, no? Che determina le scelte e che nega i diritti alle persone, a me sembra molto più spaventosa di una teoria esplicitamente razzista, esplicitamente antifemminista, che si combatte con gli strumenti della democrazia, no? Però il dire ma non è possibile perché gli orari, e questo lo si vede in tutte le istituzioni, l'ospedale, la scuola, no ma l'orario, ma gli spazi, ma l'organizzazione, ma i turni, ma la prima cosa è l'umano. Poi i processi possono essere lenti, i processi di cambiamento non sono immediati. Quello che io temo è che la medicina stia diventando una scienza dell'organizzazione. E dietro, inutile nasconderci, ci sono gli interessi economici, perché il problema enorme sono i milioni, anzi i miliardi, che girano attorno alla medicina. Che non vuol dire che tutti i medici sono corrotti, naturalmente, perché sarebbe stupido dire una cosa del genere, però è evidente che dove l'interesse economico e l'interesse organizzativo vengono prima rispetto alla persona, inevitabilmente alcuni diritti dell'uomo, della donna, del bambino, del malato o dello studente o del migrante vengono cassati. Il problema è proprio questa idea che esista un'inerzia delle istituzioni per cui le cose non possono cambiare, no? Le cose saranno sempre così. Pensate banalmente, ma non è per niente banale, no? Il rispetto del pudore delle persone ricoverate, no? Il rispetto del fatto che debbano avere un loro spazio per cambiarsi, per avere un attimo di intimità, no? Ero l'altro giorno a pronto soccorso per una sciocchezza, mio figlio, che non è niente di grave, hanno visitato un signore che aveva fatto un piccolo incidente, si era fatto un po' male alla gamba, hanno messo su una barella, è rimasto 3 ore al pronto soccorso in mezzo alla gente e sulla barella, un signore anche anziano. Io mi sapevo, ma com'è possibile? Ma come potete pensare di fare una cosa del genere? Come può nessuno venire a prendere quest'uomo e portarlo almeno in una cameretta
almeno magari con altri due pazienti, ma non in mezzo alla gente che arrivava al pronto soccorso col bigliettino. Ecco, questo è, ripeto, non è che il medico di quel pronto soccorso sia nazista, è peggio, non vede il problema, perché non ho tempo, l'infermiere non c'è, non ho la camera, e se non vedi il problema sei vittima tu stesso del dominio, sei cieco. Il problema è che la tua cecità purtroppo la pagano le persone più fragili. Questa domanda invece è rivolta, cioè è presa da un capitolo che si intitola La pedagogia della trascendenza, e riguarda a quello che si dice riguardo al parlare della morte, che è una definizione, cioè che è una frase che mi ha molto colpito. In che senso imparare a parlare della morte anche in politica possa, diciamo, aiutare a resistere o comunque possa essere utile, in che termini? Beh, la morte è un tema che devo dire mi ha sempre molto, molto affascinato, molto colpito, e naturalmente la morte mi spaventa, io ho paura di morire e non ho nessuna voglia di morire, almeno in questi giorni, nel senso che non sono in una posizione tanatofila di amore per la morte. L'amore per la morte la trovo una cosa che va un po' al di là della mia concezione di umano per certi versi. Quindi io ho paura della morte, temo la morte, temo il dolore, temo di morire soffrendo, però mi fa ancora più paura il non parlarne. Mi fa ancora più paura il fatto che oggi sia un oggetto tabù, un argomento tabù, di cui non si parla soprattutto con i bambini, non si parla nelle scuole, nei corsi, con i ragazzi. E invece proprio a partire dalla morte noi possiamo costruire i progetti di resistenza, perché la prima cosa che noi dobbiamo pensare è che qualunque forma di resistenza noi metteremo in campo, prima o poi dovremo andarcene, no? E allora potrà restare qualcosa di noi se prendiamo sul serio l'idea di morte, se prendiamo sul serio il fatto che il nostro passaggio su questa terra è provvisorio. Poi c'è chi crede nella resurrezione, c'è chi non crede. Questo sul dopo morte è bello che si confrontino tante diverse idee, però quello che mi preoccupa è proprio il silenzio. Allora, io credo che il tema della morte debba entrare, ecco, quando tu dicevi, nella politica. Io amo la politica, quando faccio politica sono felice, lo dico sempre, è una cosa che mi dà un'energia straordinaria, però molti politici dovrebbero rendersi conto, anche buoni politici, anche politici onesti, seri, che lavorano in maniera, che sono tanti in realtà, ma dovrebbero rendersi conto che fra 100 anni non ci saranno più. E quindi pensare a passare le consegne, pensare a creare una consapevolezza, a lavorare con i giovani, a fare qualche cosa che forse sopravviverà loro, forse no, perché verrà a sua volta cambiato, no? A vivere un po' questa dimensione di provvisorietà che ci dà la possibilità, o perlomeno ci fa provare, a vivere intensamente i giorni che dobbiamo passare su questa terra. Ecco, il tema della morte è un tema resistenziale anche solo per il fatto di parlarne, anche solo per il fatto di non far passare quest'idea un po' di eterna giovinezza, dobbiamo essere immortali, sempre forti, sempre belli, sempre giovani, a parte che belli non si è a qualunque età naturalmente, no? Ma uno a 50 anni è un cinquantenne, può essere un bel cinquantenne, un novantenne può essere un bel novantenne. L'importante è interiorizzare l'idea di morte e farne un progetto. Io dico sempre, io lavorando con le ostetriche, studentesse di ostetricia, dico sempre a queste studentesse che quando nasce un bambino, nasce un morente. Noi non vogliamo vederlo, ma è così. È chiaro che in quel momento giustamente prevale la vita, prevale la gioia, ma ci mancherebbe altro, no? Però sta nascendo un morente. E probabilmente, io non sono un esperto di filosofie orientali, nel senso che so quello che non sanno tutti, però quello che so, molte filosofie orientali questa cosa l'hanno un pochino più interiorizzata. E guardate che questa opposizione così netta tra Eros e Thanatos, tra vita e morte, così netta non è. Quindi quando nasce un bambino inizia una storia che potrà finire dopo 90 anni, potrà finire dopo 10 minuti, noi non lo sappiamo, e proprio interiorizzando l'idea di morte valorizziamo al massimo questa storia. E credo che sia uno dei concetti sui quali ho lavorato di più
e che dà più l'idea di una resistenza a misura di essere vivente, non di immortali, non di fantasmi, no, ma proprio di essere viventi che prima o poi incontreranno questo evento. Per me la morte è un, anzi, questo processo, perché per me la morte è un processo, non è un evento, incontreranno questo processo e in qualche modo possono avere confidenza. Ecco, io c'è un concetto di Philippe Ariès, che è stato forse il più grande storico della morte in Occidente, un autore francese, che parla di morte addomesticata, che è un'immagine molto bella etimologicamente: la morte portata nella mia domus, no? Portata nella mia casa, una morte alla quale do del tu, sempre con estraneità, c'è sempre qualcosa della morte che ci è estraneo, però provare a darle un po' del tu. È molto difficile, non è privo di sofferenza, non è privo di nostalgia, non è privo di senso di privazione, però è umano. E non affrontare questo aspetto dell'umano, io sono convinto che chi non ha affrontato veramente la concretezza della propria morte imminente o fra 50 anni, sottovaluta anche la morte dell'altro. Cioè, io sono convinto che l'assassino, quando uccide, non sa di dover morire, magari lo sa razionalmente, ma non sente il brivido della propria morte. E questo rende anche purtroppo facile dare la morte all'altro, no? Perché tanto io sono immortale e più uccido più divento immortale. È evidente nel nazismo questa cosa, no? Il Reich millenario, i progetti della razza immortale. E ho bisogno di continuare a uccidere per negare la morte dentro di me. E questo è un fenomeno pericolosissimo, anche perché è delirante, cioè al fondo c'è un delirio, c'è una non constatazione della realtà per ora. Poi, se si arriverà attraverso la scienza a inventare l'immortalità, avremo una nuova specie, che sarà una specie non più umana, e si vedrà quali altre mitologie, quali altre religioni nasceranno. Grazie. E invece, tornando un po' indietro, ecco, dalla cronologia delle pagine, torniamo alla pedagogia dell'addestramento. Parla un'analisi, appunto, di più specificatamente del campo pedagogico di quello che viene definito il dispositivo di addestramento, ossia una critica, un'analisi diciamo dell'apparato pedagogico, dell'apparato scolastico, che va a creare individui sulla base della competitività, che oggi più che mai è in primo piano, addirittura nelle filiere produttive è più in primo piano della stessa produttività, come dice anche lei, fino addirittura a definire appunto queste nuove forme di valutazione come la capacità di adattarsi al sistema di valutazione stesso, ecco, quindi non più all'oggetto in questione. Ecco, quello che volevo chiedere è in che modo la competizione, che tra parentesi la competizione nelle scuole è data principalmente da un agente che è il voto, quindi in che modo la competizione ha di fatto pervaso gli ambienti educativi, e questo è un tema tra l'altro molto dibattuto, il tema del voto, però se secondo lei quale può essere diciamo il successore del voto, un nuovo apparato migliore del voto. Dunque, molti anni fa era proprio forse il mio primo anno di insegnamento, ero un giovanissimo assistente universitario, con alcuni studenti poco più giovani di me, perché poi ero veramente giovane, abbiamo fatto un gruppo di studi sul post-fordismo, su questa nuova pratica di gestione delle aziende che in quegli anni stava iniziando, c'erano i primi studi di Revelli, insomma, stava iniziando a prendere piede prima in Giappone, poi negli Stati Uniti e poi anche in Italia. E abbiamo constatato, anche con l'aiuto di alcuni amici che lavoravano dentro le multinazionali, che il sistema sistema aziendale a un certo punto si è accorto che probabilmente la dimensione del conflitto non era eliminabile se non a prezzi altissimi, no? Conflitto tra, si diceva una volta, operaio e padrone, no? Quindi tra sottoposto e capo, il conflitto verticale, che una dimensione di conflitto in azienda non era eliminabile. E ha fatto un'operazione estremamente scaltra. Ci ha detto all'operaio della Pepsi Cola: se tu hai dentro una voglia di conflitto,
il tuo nemico non è il tuo capo, il tuo nemico è l'operaio della Coca-Cola. Studiare la lotta tra le due maggiori aziende di bevande gassate, la Pepsi e la Coca, no? È appassionante, perché mostra questa cosa, come all'inizio, vale per la Coca-Cola, vale per la Ford, per le grandi aziende poi multinazionali, come all'inizio il problema era gestire la conflittualità del tuo dipendente, no? Quindi io ti devo punire, ti devo controllare, ti devo obbligare a lavorare attraverso ricatti o attraverso premi, ti do più soldi se produci di più, e io sono comunque il tuo nemico, no? Quindi appena giro la testa, tu in qualche modo cerchi di facilitare il lavoro. Il nuovo paradigma era, no, io sono tuo amico, perché noi siamo della famiglia della Coca-Cola, i nemici sono quelli dell'altra azienda, no? Quindi il capo della Pepsi-Cola che guadagna 200.000 euro al mese è mio nemico e anche tuo. L'operaio della Pepsi-Cola che guadagna 1.000 euro al mese è tuo nemico. Vengono distrutte le solidarietà orizzontali, quelle che si chiamavano solidarietà di classe attraverso l'analisi marxiana e marxista classica, no? Allora, questo processo, che è stato un processo estremamente scaltro, estremamente furbo, no? Ed estremamente produttivo. Io ricordo di avere un caro amico che purtroppo non c'è più, non è più con noi, forse il mio miglior amico che se n'è andato 2 anni fa improvvisamente, lavorava in una di queste aziende, spirito molto critico, molto anche sofferente rispetto alle sue idee sul mondo, e diceva: noi facciamo le riunioni con i manager, persone che guadagnano una barca di soldi, e lui lavorava alla Pepsi, e le riunioni si chiudono con tutti che cantano "chi non salta Coca-Cola è" e saltellano, e lui dice: ma ci credono? Cioè, la cosa che è incredibile non è, va bene, tocca fare questo, tanto poi vado in banca, ma arriva l'accredito di 50.000 euro al mese. No, no, loro ci credono. La Coca-Cola è il nemico, è il diavolo, no? E la Persico e viceversa. Questa cosa, che è stata perniciosa rispetto alla creazione di solidarietà operaia, di solidarietà tra gli oppressi, fino a un certo punto, perché poi naturalmente per gli altri oppressi, quelli degli altri paesi, conta il semplice sterminio, ci sono milioni di persone, quasi 1 miliardo di persone che semplicemente viene sterminato, è entrata anche nella scuola. Cioè l'idea che non c'è una conflittualità, anche sana, conflitto non è una parola negativa. Daniele Novara, un grande amico pedagogista, insiste, se dirige una rivista che si chiama Conflitti, insiste sempre sul fatto che il conflitto non è negativo, il conflitto è un elemento delle relazioni umane. La conflittualità tra insegnante e studente, che può essere sana, che può essere un modo per crescere anche attraverso l'opposizione, viene trasformata in competizione tra studenti, no? Per cui tu devi prendere, non devi prendere un bel voto, tu devi prendere un voto migliore del tuo compagno, tu devi essere più bravo del tuo compagno. E la cosa più grave è che gli strumenti di valutazione, cioè in base a che cosa tu devi essere più bravi, tu non contribuisci a definirli, vengono definiti dal di fuori. La cosa più grave della scuola italiana è che gli studenti e le studentesse non concorrono minimamente alla definizione degli obiettivi degli strumenti di verifica, naturalmente rimanendo nel loro ruolo, no? Però è gravissimo il fatto che tu sei valutato rispetto non tanto al voto numerico, decimi, in trentesimi, quello è un elemento, ma proprio rispetto all'idea di valutazione. Cioè il fatto che tu devi essere valutato in contrapposizione ai tuoi compagni, questo è diventato un dogma, che è una cosa che crea abbandono scolastico. Noi abbiamo da qualche anno, adesso col Covid tutto questo viene ridefinito e temo molto peggiorato, ma anche prima c'era questo dato, nuova forma di abbandono scolastico, di dispersione scolastica, cioè di ragazzi e ragazze che in prima e seconda superiore hanno tutti 9 e 10, in terza smettono di andare a scuola perché non ce la fanno più, perché sono distrutti da questa continua competitività, perché se prendono 8 l'insegnante li sgrida perché hanno preso 8 non hanno 10, perché il papà a casa li sgrida perché non hanno preso 10, se vanno a giocare a calcio la squadra vince e loro non fanno gol, la mamma li sgrida perché ha fatto gol il compagno. Questi ragazzi di 17 anni vanno insieme, non ce la fanno più. E un recupero di questi ragazzi, non tanto alla vita scolastica, ma anche a una serenità interiore, è estremamente difficile. Quindi abbiamo una dispersione
i ragazzi con situazioni sociali complesse, che è quella purtroppo che conosciamo dai tempi di Don Milani, ma anche questo tipo di dispersione, che è un segnale importante. Cioè, se noi continuiamo a mettere sotto pressione i giovani in questo modo, non ce la fanno più, o si uniformano al paradigma, no? E diventano dei sostanzialmente dei tagliatori di teste, diventano come la protagonista del film Il Diavolo Veste Prada, no? Diventano quella roba lì, e vabbè, certo, uno su mille arriva lì, gli altri non ce la fanno più. E molto spesso, naturalmente, a soffrire sono i ragazzi, le ragazze più sensibili, con un'intelligenza meno convenzionale, con un'intelligenza che segue percorsi collaterali, quelle di cui parlava Rotari, Mario Lodi, Gardner, Goleman, insomma, abbiamo un'enorme produzione scientifica su questa, e questa forma di intelligenza è quella, per certi versi, non voglio essere pessimista, ma per certi versi meno incentivata e per certi versi anche un po' osteggiata. Non vale per tutte le scuole, naturalmente, è il paradigma. Io mi chiedo, ma perché nella scuola? La scuola è un'istituzione pedagogica, la pedagogia ha un po' di secoli e abbiamo un linguaggio, noi pedagogisti, no? Un linguaggio nostro, sarà bello, sarà brutto, ma è il nostro linguaggio. Perché sento parlare di debiti, di crediti, di portfolio, di curriculum? Ma perché la scuola deve importare un linguaggio dell'azienda? Ma non perché dell'azienda, cioè anche se fosse della cucina, se si parlasse di torte, di dolci e di sale, guarda caso però è quello dell'azienda. È un linguaggio alieno. Perché la scuola deve far entrare dentro casa sua un linguaggio che non è il proprio? Che non vuol dire non far entrare le aziende. Entri però se a casa mia. E decido io la finalità pedagogica di un progetto, di un percorso che faccio anche eventualmente insieme al mondo aziendale. Pensate alla parola debito. Adesso siamo a fine anno, alcuni ragazzi hanno il debito, in latino, in inglese, è una parola orrenda, orrenda, perché il debito, quando uno ha dei debiti, e c'è gente che per i debiti va in mano agli strozzini, c'è gente che sta male, c'è gente che si suicida per i debiti, e noi usiamo una parola così connotata negativamente, anche perché nella nostra società, ingiustamente, ma spesso il debito viene legato al senso di colpa. Ho i debiti perché non sono stato capace di gestire il mio capitale, a volte non è vero, a volte ti succede. E noi tranquillamente, noi insegnanti tranquillamente usiamo queste parole orrende, e bisogna finirla, cioè bisogna fare un'operazione di disobbedienza civile e non usare più queste cose. Abbiamo altri modi. Quando Matteo chiedevi cosa può sostituire la valutazione, io credo che la valutazione debba essere un momento di restituzione allo studente, alla studentessa, del lavoro che ha fatto, degli elementi positivi, degli elementi negativi, soprattutto degli elementi di progresso rispetto a quanto ha fatto in precedenza, quantificando il quantificabile. A quel punto lì il 4, il 6 e mezzo, il 7 diventano un segno. È vero che sono troppo drammatizzati, ma il problema è cosa c'è dietro, cioè è un rispecchiamento. Ti faccio vedere quello che hai fatto e vediamo insieme se corrisponde a un percorso di crescita, oppure se è un momento in cui sei fermo, se è un momento in cui hai bisogno. Pensate, sono più di 100 anni che Freud ha scritto che l'essere umano ha sempre bisogno di momenti di regressione. Freud dice che l'essere umano a qualunque età ha bisogno di un momento non in cui si ferma, ma torna indietro, perché deve riprendere delle parti di sé. A scuola queste cose sono punite, sempre. Sei tornato indietro? Sì, certo, sono tornato indietro. Ho bisogno di un momento per riprendere ciò che è rimasto indietro. Questo è l'umano, sempre. Nella persona più sana di mente c'è sempre un momento in cui deve dire un attimo, devo rivedere un pezzo di film della mia vita. E questo io trovo che sia, soprattutto nella scuola, dove abbiamo a che fare con persone giovani, o addirittura giovanissime, sia un elemento, uno degli elementi più preoccupanti del dispositivo, e uno degli elementi sui quali, come insegnanti, come lavoratori e lavoratrici della scuola e studenti e studentesse, dobbiamo iniziare percorsi seri di riflessione e anche un po' di presa di posizione, non solo riflessione, insomma, anche un po' di lotta sana. Ci dicono che siamo in chiusura, Rosa ci segnala. Abbiamo ancora tempo per una domanda?
Ok, non so se Matteo vuole... Allora, direi sì, possiamo passare proprio alle domande, quelle più in fondo. Ci sono appunto, alla fine è venuta in mente due domande finali. La prima è perché la pedagogia oggi è così minata? Come dice lei, infatti mi ricollego a quello che ha appena detto, nel senso che arriva il gergo economico nella scuola, la medicina, come abbiamo detto prima, prende e fa le veci della scuola quando si parla di allievi BES, di SA, eccetera. Quindi perché la pedagogia, perché c'è questo interesse costante nel dover minare un campo che non è proprio degli altri? Ma allora, io abbiamo poco tempo, me la cavo dicendo che se il cavallo è entrato a Troia è perché gli hanno aperto le porte. La pedagogia non può fare la vittima. La pedagogia non può dire che gli altri sono cattivi, non può dire di essere sottovalutata. C'è stata una complicità di parte della pedagogia a questa operazione di colonizzazione, magari per distrazione, magari perché occupata a fare altro, magari perché era conveniente così. Quando si dice la politica non si occupa di pedagogia, io mi domando, ma la pedagogia si occupa di politica? Perché c'è anche questo aspetto. Una pedagogia che vuole piacere a tutti, che vuole essere neutra, che non vuole farsi nemici, che non vuole disturbare il manovratore, alla fine non si illuda, perché tanto verrà cacciata, non serve più a niente, no? Viene fatta sopravvivere lì in un angolino, ma non serve più a niente. Ora, io credo che la pedagogia debba tornare ad avere forza di essere politica, come è sempre stata da Platone, da Rousseau, da Comenio, dalla Montessori. Non è mai esistito un grande pedagogista neutrale, che non vuol dire che non vuol dire una mera pedagogia ideologica, no? Anche se per me la parola ideologica rimane una parola positiva e non negativa, ma vuol dire un prendere posizione, no? Che può essere elastica, può essere rivista. Quindi la pedagogia deve piangere i suoi mali e scrollarsi un po' di dosso il torpore, perché potrebbe invece essere importante come scienza critica, no? Come teoria critica, come dicevo nel mio primissimo libro. Se posso fare un'ultimissima domanda che è un po' personale. Nel libro, subito dopo aver parlato dei giovani, si parla della figura dell'intellettuale critico. Volevamo semplicemente chiedere se lei si riconosce in tale figura. Beh, sarebbe presuntuoso da parte mia dire di sì. Io penso che l'intellettuale critico se lo deve sentire dire dagli altri, insomma, no? Devono essere prima di tutto i miei studenti a dire se io sono critico, soprattutto se sono coerente con quello che scrivo. Uno cerca di esserlo, non lo è mai fino in fondo perché siamo umani, però ecco, attribuirsi l'immagine dell'intellettuale critico sarebbe un'operazione un po' presuntuosa. Io ci provo, cerco di farlo e cerco di farlo soprattutto nelle relazioni quotidiane, soprattutto con i giovani, i miei studenti o anche altri giovani come voi, come altri, no? Cioè nel mettermi sempre ad ascoltare, nel non dare mai per scontata un'immagine dei giovani, perché io penso sempre che quando noi adulti ci facciamo una nostra bella immagine dei giovani, i giovani sono già altrove. E meno male, perché vuol dire che sono giovani, che non si lasciano catturare e ci spingono sempre, ci portano sempre a essere critici. Io credo che, dico un'ultima cosa, c'è molta felicità nella resistenza. Ecco, io tengo sempre a sottolineare questa cosa. Resistere non vuol dire essere sempre arrabbiati, è chiaro che alcune cose ci fanno indignare, ma non vuol dire essere sempre arrabbiati, avere sempre il muso duro, no? Vuol dire anche la gioia, la felicità. Si creano delle amicizie, delle relazioni di grande solidarietà umana nella resistenza, si creano anche degli amori nella resistenza, amori in coppia o anche amori tra amici, tra compagni, tra persone che lottano insieme. Proviamo a restituire anche questa gioia del resistere, una resistenza, io parlo di allegria, no? Uno dice, ma come l'allegria? C'è poco da essere allegri. No, non è l'allegria banale di chi dice va tutto bene, non voglio vedere le cose negative, ma è l'allegria di chi dice voglio provare a cambiare. E già il fatto di provare a cambiare ti rende un po' felice di te stesso e di circondarti anche di persone che provano con te, con idee diverse, con prospettive diverse, con strumenti diversi, provano con te a modificare ciò che sembra immodificabile. L'elemento di maggior efficacia del dominio è far passare l'idea che niente cambierà mai.
E a questo, con un po' di allegria, con un po' di ironia, si può subito attaccare dicendo: guarda che, come diceva quando chiedevano a Falcone, ma la mafia finirà mai? Lui rispondeva: la mafia l'hanno fatto gli uomini, l'hanno fatta gli uomini, e tutto quello che hanno fatto gli uomini deve finire. Il problema è farla finire subito. E Falcone, purtroppo, come sappiamo, ha pagato con la vita, ma questa è una bella frase, no? La mafia l'hanno inventata gli uomini, e quindi avrà una fine, e facciamo in modo che sia oggi e non domani, insomma. Benissimo, allora direi che siamo giunti in chiusura. Io vi ringrazio, è stato veramente un viaggio molto molto affascinante. Devo dire che oltre al concetto appunto di resistenza, che ha anche questa valenza estremamente positiva, mi è piaciuto molto questo rimando anche all'oppressione di un sistema formativo, che è di una scuola che è così competitiva, ipercompetitiva, e che diventa anche, come lo stesso professore dice nel suo libro, frustrante, no? Ed è lo specchio di un consumismo che ci consuma. Quindi davvero, professore, grazie per questo saggio. Io mi auguro che davvero possa aprire uno squarcio, come lei si augura, in tante coscienze. E ringrazio anche Matteo e Nicolò per queste domande veramente belle, profonde, che ci hanno aperto lo sguardo al vostro punto di vista, sempre molto prezioso, devo dire, da ascoltare e da condividere. Prima di lasciarvi, io vorrei ricordare i prossimi appuntamenti delle video interviste organizzate dalla Officina Educazione nella microeditoria, nella sua 19ª edizione. Allora, avremo il 6 luglio alle 20:30 bambini con l'etichetta dislessici, autistici e iperattivi, cattive diagnosi ed esclusione. Avremo ospite il professor Michele Zappella, che sarà intervistato da un'altra studentessa, Martina Stella. Poi il 7 luglio alle ore 18 avremo Nicola Villa, vice direttore della rivista mensile Gli Asini, e giornalista, che sarà intervistato da Ennio Pasinetti, scrittore editorialista del Corriere della Sera, e faremo un viaggio alla scoperta di una raccolta postuma di scritti di Alessandro Leogrande, Gli anni dello straniero. E davvero io mi auguro che saremo in molti ad assistere a questa intervista, perché Alessandro Leogrande è un giornalista che ha davvero ancora moltissimo da dire e da insegnare, quindi auspico la presenza di un folto pubblico. E infine chiuderemo le nostre video interviste il 14 luglio alle 18, anche questa è un'altra bellissima occasione di scoperta di una pedagogia militante. Avremo con noi Don Fabio Corazzina, parroco di Santa Maria Nascente a Fiumicello, che intervisterà Massimiliano Fiorucci, professore ordinario di pedagogia sociale interculturale all'Università di Roma III e anche presidente della SIPED, Società Italiana di Pedagogia. E faremo un viaggio alla scoperta della straordinaria storia dell'avventura pedagogica di Don Roberto Sardelli e della sua scuola 725, creata tra le baracche di una borgata romana, appunto attraverso la scoperta di questo libro dalla parte degli ultimi, una scuola popolare tra le baracche di Roma. Devo dire, un saggio anche quello molto 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 bello, molto interessante per chi si occupa di scuola, di educazione, di pedagogia. Quindi grazie davvero, grazie ancora, è stato un vero piacere, e alla prossima intervista. Buona serata. Grazie, buona serata a tutti. Grazie, buona serata. Buona serata.